Adesso invece, Alfonso, un momento, appunto quello che avevamo preannunciato, in cui tu appunto ci parlerai un attimo di questo progetto, di questo gemellaggio che avverrà in futuro anche con altre nazioni. Certamente. È un impegno che io in prima persona ho assunto e naturalmente di cui vado orgoglioso insieme a Margot Event e Event Target. Abbiamo pensato di invitare qui nel nostro pubblico, insieme al nostro pubblico, in rappresentanza dei paesi che si affacciano nell'area del Mediterraneo, dei nostri amici, persone che sappiamo dedite tutto il giorno al lavoro, anche la notte, insomma, un po' come fai tu in buona sostanza. E ne abbiamo identificati alcuni e questa sera è qui con noi la rappresentante, la console onoraria di un paese riconosciuto dall'Unione Europea il 1 luglio 2013. Io pregherei la dottoressa Rosa Alò di venire qui sul palco accanto a noi per condividere questo momento così importante e il console onorario della Repubblica di Croazia a Bari. Prego dottoressa. Grazie. Membro dell'ONU e del Consiglio d'Europa in attesa di una forte espansione della produzione grazie a un incremento degli investimenti. Questa è la Croazia. E diciamo un paese che apriamo la finestra e si vede di fronte all'Italia. Una persona come lei è straordinaria perché io l'ho conosciuta straordinaria, insegnante da tantissimi anni, e una fortissima rappresentanza all'interno del mondo che conta. Dottoressa Lò, intanto la ringraziamo per la sua partecipazione, la sua testimonianza. Vogliamo che questo messaggio di vita e per noi di speranza, quello che la Puglia entri con tutti quelli che sono i crismi, naturalmente quelle che sono le sue peculiarità, a far parte di questa condivisione progettuale che noi vogliamo intraprendere con il paese che le rappresenta, ci fa onore davvero. Grazie, grazie. Intanto ringrazio per questo invito e sono fortemente commossa. Saluto tutti, complimenti per l'organizzazione. Volevo dirvi che la Croazia ha una corsia privilegiata per la Puglia, perché il primo consolato che la Croazia ha voluto, e il Telenor Basakem, perché mi segue da sempre, ha voluto aprire in Italia, in Puglia, a Bari, con la regia dell'allora governatore dottor Raffaele Fitto, che davvero accolse questa proposta. Quindi i rapporti fra la Puglia e la Croazia sono scontati, però saranno sempre più volti a dare alla Puglia quello che merita. E soprattutto, lasciatemelo dire, al Salento. La vostra è una terra splendida, è vero dottoressa Mazzacani? No, io che sono di Bari devo dire che qui nel Salento ci vengo sempre molto volentieri e tra l'altro conosco molto bene quali sono le eccellenze del Salento, perché io con il mio TG, con il TG Prima, seguo costantemente tutto quello che avviene in questa terra. Noi abbiamo grandissimi riferimenti, grandissime eccellenze, insomma è una terra piena di risorse e io amo proprio portare in luce tutto ciò che è l'arte salentina. Sa benissimo che io questa sera avevo un impegno a Zagabria, però non ho esitato a chiedere di venire qui. E siccome i miei amici croati conoscono anche la particolare attenzione che ho per il Salento, non mi hanno neanche dato la possibilità di raccontare una bugia, come sempre accade, come spesso accade. Quindi vi ringrazio, non lascerò proprio nulla di intentato, perché la Croazia si pregi di avere con voi veri e seri, devo dire, rapporti di collaborazione. Poi è qui
E di fronte, si può arrivare in tutti i modi. Quindi veramente grazie per la serata, grazie per l'accoglienza. Grazie, noi le consegniamo un premio. Questo naturalmente è un piccolo segnale di affetto, di stima nei suoi personali riguardi, ma soprattutto di chi lei rappresenta in maniera più che dignitosa. Da parte mia, da parte dell'organizzazione, l'invito a curarsi della Puglia, perché la Puglia finalmente c'è e naturalmente noi vogliamo esserci insieme alla Puglia. Grazie alla dottoressa Rosa Dalò. Grazie. Non vi deluderò, grazie, perché ci tengo tanto. Grazie. Grazie, buona serata. Adesso c'è un momento, dottoressa, che noi vorremmo, di cui vorremmo approfittare qui della sua presenza, per riconoscere allo stilista che ha aperto la nostra sfilata un nostro pensiero, e lui è praticamente esprime ciò che il nostro territorio esprime, e questo calore, questa grande competenza tecnica. Chiamiamo qui con noi Anton Giulio Grande. Il riconoscimento viene consegnato dalla dottoressa Lo ad Anton Giulio Grande. Complimenti. Spero di vederla in Croazia, guardi. Grazie. E grazie per aver scelto me, perché io devo pure dire che ci tengo molto alla moda, e perché mi dà la possibilità. Grazie. Posso dire che questo abito era della mia mamma? È vero, quindi il contesto, il Salento, mi dava la possibilità, è vero? È bello? Grazie, grazie. Quindi, grazie, spero ancora, e tanti auguri per lei. Ho apprezzato tanto le sue creazioni, anche le sue modelle e tutto quanto. Allora. Grazie a Rosa Lo, grazie ad Anton Giulio Grande. Dottoressa, non posso abbandonare, grazie Anton Giulio, non posso abbandonare Daniela, io pregherei Daniela di trattenersi qualche istante, così accompagno, prego, almeno accompagna. Che ragioni, certo, certo. Magari la chiudiamo la targa, facciamo così, ok, benissimo. E mentre Alfonso tu accompagni la dottoressa Lo, io annuncio un altro momento di spettacolo, un momento davvero eccezionale, davvero intrigante, davvero sensuale, un momento di tango.
Bravissimi, complimenti. Complimenti a voi, grazie per questa arte sensuale, grazie ancora ai nostri tangheri.